Con l'adesione di 9 negozi, l'Associazione Commercio Pistoia ha presentato il progetto di un percorso riferito allestito in via del centro storico della città, con la realizzazione di speciali a Redia Verde, in particolare in piazza Giovanni XXIII, dove si realizza il giardino della danza dell'ape. Iniziativa in collaborazione con Vannucci Piante, i giardini MGF, Comune di Pistoia, Banca di Cambiano e TVL. Va a abbellire e a rendere più attraenti i nostri negozi e le nostre attività, ma che va a intervenire anche su due luoghi pubblici importanti di Pistoia, che sono appunto la piazza dell'Ospedale Vecchio e il fronte Basilica della Madonna dell'Umiltà, finalmente liberato dalle macchine e allestito da tutte queste belle piante. Abbiamo creato anche una cartolina, una sorta di percorso che lega tutte insieme queste iniziative, che appunto dice: vivi un'esperienza da api, le persone sono attratte dalle piante come lo sono le api, per cui ci sarà poi delle sorprese cammin facendo che vedrete sia su TVL che sui social. In inverno ci sono dei fiori e questi fiori sono per lo più sconosciuti e quindi abbiamo deciso di portare questi fiori, che sono per lo più delicati ma molto molto profumati, all'interno di questa installazione e lavorare sull'esperienza che le persone possono fare per la città di muoversi come fossimo delle api, attratte più che dalla vista, dall'olfatto. Vannucci Piante ha aderito volentieri a questa iniziativa perché si parla di piante innovative, piante fiorite d'inverno, quindi un progetto creativo, originale, e noi siamo pronti a queste sfide nuove, quindi ci auguriamo veramente che questo progetto porti della novità in centro e che ridia anche per il periodo natalizio proprio una voglia di frequentarlo e di frequentare i negozi anche che l'hanno sposato. Quest'anno, con un progetto molto innovativo, come hanno già spiegato i colleghi, e che comunque arriverà alla primavera, i negozi sono già diventati 8-9, quindi siamo molto contenti e siamo fiduciosi, e il messaggio vuole essere che la città di Pistoia dovrà essere più verde, più fiorita, non per le feste di Natale e basta, che è un bellissimo momento, ma per tutto l'anno. Un progetto ambizioso, coraggioso, che lascerà tra l'altro traccia alla città di Pistoia, perché intanto hanno anche pensato alla piazza dove stiamo facendo ora l'intervista, in piazza Giovanni XXIII, hanno pensato alla Chiesa dell'Umiltà, quindi a addobbare anche non solo davanti ai loro negozi, ma a rendere partecipe tutta la città di un progetto che ritengo veramente ambizioso, coraggioso da parte di questi operatori. Iniziativa assolutamente meritevole nella vetrina principale della città, accompagnando quella che è il nucleo, il centro della città di Pistoia, in un periodo che a questo punto si muoverà dalla prossimità delle prossime festività natalizie fino a quello che poi sarà lo sboccio della primavera.